But so proudly we hailed at a twilight's last gleam, with breast stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare was so wild in the air. Dunque, buongiorno e benvenuti qui a tutti nell'aula della sala stampa di Montecitorio. Ci troviamo oggi all'inizio del mese di ottobre per presentare le premiazioni che Patrimonio Italiano Mike Pilla e Luigi Liberti, e saluto anche la presidente dell'associazione Sara Mancuso, e ringrazio la cantante Sabrina Armate che ci ha voluto cantare l'inno nazionale americano. Quindi dicevo, il mese di ottobre è il mese dedicato all'Italian Heritage negli Stati Uniti. Questo mese sarò impegnata in diverse manifestazioni negli Stati Uniti, a cominciare dalla cerimonia del lancio del Columbus Day 2019, che ci sarà il prossimo 11 ottobre a New York. Tra le tante manifestazioni ci saranno anche alcuni incontri celebrativi delle eccellenze italiane promosse proprio da Patrimonio Italiano. Ecco, proprio per esaltare, come dice il nome, quel grande patrimonio culturale che ci appartiene e che si esprime nei vari aspetti della vita sociale e culturale degli italiani. Quindi ringrazio davvero Patrimonio Italiano per aver proposto queste iniziative negli Stati Uniti, proprio durante il mese dedicato all'Italia, per far conoscere ancora di più e meglio la nostra tradizione culturale attraverso alcuni premi e alcune realtà del nostro Made in Italy, che è così davvero amato in tutto il mondo e anche negli Stati Uniti. Anche le persone che sono di origine italiana, che non sono mai state in Italia, amano il nostro Italian style, e si sentono italiani. Io ho tre figli e ricordo quando i miei figli erano piccoli, che li portavo a scuola, un giorno una signora mi sentiva parlare in italiano e mi disse: "Oh, are you Italian? I'm Italian too." Poi scopro che non era mai stata in Italia, non parlava in Italia e non parlava italiano. Quindi essere italiani negli Stati Uniti e in tutto il mondo è segno di grandissimo orgoglio, e noi italiani in Italia dovremmo essere veramente orgogliosi di vivere in questo splendido, bellissimo, incredibile e unico paese. Appunto, dicevo, noi italiani d'America siamo molto orgogliosi delle nostre origini, e quindi vi ringrazio per il vostro impegno per promuovere tutto quello che ci raccorda, che ci fa tornare alle nostre origini. In fondo i premi sono anche un modo per indicare alla società delle storie positive, storie italiane, storie che esprimono la bellezza, come dicevo, dell'Italian way of living. Quindi in bocca al lupo e complimenti a tutte le persone che saranno premiate, visto che c'è una bella lista. E complimenti a tutti e grazie per avermi invitata e grazie per essere qui.